Napoli si schiera al fianco di Kobane, città siriana simbolo della resistenza contro le forze dittatoriali dell'ISIS. Questa mattina in sala giunta il sindaco De Magistris ha incontrato una delegazione del Kurdistan del Rojava per esprimere solidarietà alle regioni autonome di Afrin, Jazira e Kobane che lottano contro l'oppressione per la libertà e l'affermazione dei principi di uguaglianza, dignità e democrazia. La solidarietà politica e istituzionale di una città importante, capitale del Mediterraneo, è un segnale forte. Poi assistenza, cooperazione decentrata, sensibilizzazione di tutti gli organismi internazionali per un corridoio umanitario e mantenere alta l'attenzione su questa battaglia che non è solo di liberazione da un punto di vista militare, ma finalmente per restituire alla Siria quella culla di civiltà, di convivenza tra popoli, no alla dittatura, una riscossa che sia anche sociale, morale e politica. Quindi insomma, l'ASIF sta facendo una battaglia importante. Il Medio Oriente soffre e Napoli vuole provare a fare un ponte di pace, di speranza e di prosperità. L'incontro, al quale hanno preso parte anche gli assessori alla democrazia partecipativa Carmine Piscopo e alla cooperazione decentrata Sandro Fucito, ha inteso ribadire la vicinanza della città di Napoli alla comunità di Kobane, da giorni sotto attacco dell'ISIS, promuovendo la creazione di un corridoio umanitario insieme a forme di cooperazione e sviluppo locale in quel territorio. Anche noi, in contesti completamente diversi, stiamo sostenendo e in qualche modo incoraggiando pratiche di autogoverno dal basso e di democrazia partecipativa. Mai come in questo momento ce n'è bisogno di sovranità dal basso, se pensiamo a quello che sta accadendo tra la Grecia da una parte e la troica dell'Unione Europea dall'altra. Quindi c'è bisogno forse di ripartire proprio dall'articolo 1 della Costituzione Repubblicana nata dalla resistenza nazifascista. La sovranità appartiene al popolo in tutte le sue articolazioni, compreso quella dell'autogoverno, dell'autodeterminazione dei popoli, se pensiamo a Kobane, se pensiamo ai Sahrawi in Africa e tantissime altre pratiche di liberazione e di democrazia dal basso che si stanno provando a costruire nel mondo.